Nella nuova puntata di Pronto Medicina Facile si è parlato dei danni causati dal Covid ai polmoni delle persone che si sono ammalate. Nello studio di Paolo Castignani e di Rete 8 ospite il professore Salvatore Maurizio Maggiore, direttore del reparto di anestesia e rianimazione e terapia intensiva del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti, che ha parlato degli strascichi a breve e a lungo termine sulla funzionalità respiratoria lasciati dalla malattia. Inoltre ha chiarito tutte le tecniche adottate in terapia intensiva sui pazienti Covid. In relazione, Giuliola Edmondo ha accolto le telefonate e le mail degli spettatori che sono state girate all'esperto. Il Covid è sempre stato associato alla polmonite da Covid, quindi al danno che la malattia provoca ai polmoni. In realtà quello che noi abbiamo capito in questi mesi è che le manifestazioni del Covid possono essere a livello di diversi organi, e credo che ci sia infatti la diapositiva che illustra bene quali possono essere tutti gli organi interessati dalla malattia e quindi i vari sintomi, le varie manifestazioni, quindi partire dal sistema nervoso, il cervello, l'apparato cardiovascolare, l'apparato intestinale, rene, fegato, la cute anche, fino ad arrivare ai polmoni. Non c'è dubbio però che proprio per la natura del virus l'apparato respiratorio sia sicuramente quello più colpito, e quindi la polmonite da Covid sia la manifestazione più tipica della malattia. Questo perché sappiamo che questo è un virus della famiglia dei coronavirus, sì, che ha un tropismo per le vie respiratorie, soprattutto per le basse vie respiratorie, quindi di fatto i polmoni sono davvero un bersaglio naturale. E qui il virus può avere diversi tipi di azione che sono tutto sommato innescati comunque da tre fenomeni principali, che possono variare di intensità e determinare quindi manifestazioni di gravità diversa.